Del problema degli istituti professionali parliamo con Dario Missagli, attualmente è presidente dell'associazione professionale Proteo Fare Sapere. Purtroppo diciamo che gli istituti professionali negli ultimi anni hanno continuato sempre un po' a perdere terreno, a perdere iscritti. La situazione è un po' generalizzata in tutto il paese. C'è addirittura qualcuno che dice, ma forse è proprio anche il termine che non piace alle famiglie, che non piace agli studenti. Proviamo a chiamarli licei professionali, forse diventano più appetibili, diventano più interessanti. Che cosa ne pensa Dario Missaglia? Beh, no, credo che la questione del nome sia un fatto di vetrina, non di sostanza, mentre dovremmo affrontare il problema alla radice, perché è vero che c'è una percepita marginalità, ma anche psicologica, se vogliamo, nell'utenza degli istituti professionali. Però è significativa di una cosa, di una gerarchia che purtroppo abbiamo la scuola concorso anche a diffondere. Quella per cui esiste una graduatoria che vede al primo posto dove vanno i migliori i licei, e al secondo posto dove vanno quelli che insomma non sono migliori, ma se la cavano abbastanza bene sono gli istituti e i tecnici, e poi invece ci sono quelli che a scuola proprio non riescono ad andare bene e hanno sempre tanti problemi e sono gli istituti professionali. Ma questa gerarchia è figlia della nostra matrice gentiliana che ha fatto delle scuole che si avvicinano di più al mondo del lavoro le ultime in termini di importanza. Sarebbe il caso, questa Senti, impostazione culturale, di modificarla radicalmente. tu sei stato per diversi anni anche dirigente scolastico, in particolare di un istituto professionale, un istituto agrario. Ma la tua percezione qual è? Che effettivamente gli istituti professionali raccolgono un po', come dire, gli studenti meno bravi, meno capaci, meno interessati? E questo è il frutto del disorientamento, non orientamento della scuola media, dove non c'è orientamento sulla scuola secondaria superiore e dove appunto si dirottano e non orientano i ragazzi verso le superiori. Quindi quelli con più difficoltà si dice non sono fatti per lo studio e si mandano al professionale. Senti, e quindi cosa si può fare per rivitalizzare e per dare il giusto spazio all'istruzione professionale, agli Beh, istituti? intanto, certo, bisogna scommettere su questo sistema per la funzione sociale che ha importantissima. Guarda, io ne vengo, io ho fatto gli studi a Brescia, sono diploma magistrale, io l'ho preso a Brescia, ok? E ricordo che chi andava agli istituti professionali in quegli anni, quando finiva l'anno scolastico, all'interno delle scuole apparivano i comunicati delle aziende che cercavano immediatamente di contattare i diplomati per poterli assumere. Quindi c'era una relazione forte tra la scuola e il territorio. Oggi il territorio non c'è più. Siamo tutti dispersi in un non luogo, come diceva Auger, e che ha dissipato tante cose, tra le quali questa, che è un rapporto invece fondamentale. Gli indirizzi di un istituto professionale non possono essere inventati da un collegio docenti o da un preside che vuole tutelare l'organico. Devono essere l'esito di una riflessione sul territorio in cui si ragiona che aziende abbiamo, che modello di sviluppo ha, che lavoro ci servirà nei prossimi anni e quale tipo di lavoratori, e con questo costruire gli indirizzi che rispondano a delle esigenze e delle domande sul territorio. Senti, messa nei termini in cui la stavi dicendo prima, e cioè, come dire, piegare un po' la scuola anche alle esigenze produttive del territorio, però qualcuno direbbe, beh, attenzione, come dire, in questo modo la scuola diventa subordinata alle logiche del profitto, alle logiche del capitale, alle logiche della produzione. E come si può evitare questo rischio? No, sono due cose diverse. Il rischio di essere subalterni all'oggi del capitale vale per i professionali come per i licei, cioè
è un clima culturale. Lui sta a vedere se la scuola ha una sua autonomia culturale, i docenti hanno una loro autonomia culturale. Non si tratta di essere al servizio delle imprese, ma del lavoro come dimensione della vita delle persone. Io, e questo è il punto che io rivendico sempre, quando parliamo di lavoro, dobbiamo immaginare il lavoro, e vale anche per noi come adulti, come una dimensione della nostra realizzazione personale che è importantissima. Importante. Questo è il valore di un istituto professionale. Poi il suo sbocco pratico, lavorativo, sul è altra cosa, e qui però una relazione virtuosa col territorio è un motivo anche di e poi apprezzamento da parte dei ragazzi, che io continuo ad incontrare qui, in queste terre, con grande piacere, perché poi ti incontrano e ti abbracciano. E chi fa il meccanico, chi fa l'elettricista, chi si è iscritto anche all'università per proseguire, ma hanno trovato veramente la loro collocazione. Bene, grazie a Dario Misciaglia per queste interessanti osservazioni che sicuramente possono farci riflettere e non poco. Grazie. Grazie a te e a voi tutti. Arrivederci.